Le dita che mimano le lame di una forbice in azione nel linguaggio dei segni indicano il taglio, quello alle indennità di accompagnamento per i disabili annunciato dal governo Monti, contro il quale sono scesi in piazza ciechi, sordi, muti. Pieni di rabbia, hanno manifestato ad Ancona contro quel disegno di legge che trasferisce la competenza alle regioni, ma il rischio è che con i bilanci ridotti all'osso delle amministrazioni regionali le indennità non bastino per tutti. Sono più di 6.000 i marchigiani non vedenti iscritti all'Unione Italiana Ciechi, più di 2.500 quelli iscritti all'Ente Nazionale Sordi. Tagli, tagli, ci spiega con le mani il presidente dell'ente Renato Pigliacampo, che ha annunciato addirittura uno sciopero il giorno di Natale davanti alla Regione Marche, per chiedere più servizi a favore dei disabili. L'assegno di accompagnamento probabilmente non ce lo daranno più, ma noi abbiamo tante barriere, noi soffriamo tantissimo per questa cosa. Il governo continua a tagliare, basta questi tagli. Noi sordi, noi ciechi, noi invalidi in generale, siamo pochi purtroppo e la nostra voce non è ascoltata. I ciechi, ad esempio, hanno bisogno di una persona che li accompagna. Il governo a questa cosa non ci pensa. Noi delle Marche, noi sordi delle Marche, come molti lo sanno, il nostro presidente lo sa benissimo. Io personalmente sono andato a chiedere a mani giunte, spesso, spessissimo, dateci dei servizi, noi abbiamo bisogno dei servizi. Ci sono le interpreti per sordi che sono 20-25 anni che lavorano in precariato e noi non possiamo stare alle decisioni di un comune se quest'anno abbiamo l'interprete o non l'abbiamo. Noi siamo messi da parte, noi non abbiamo garantito nulla. Qui ci troviamo in una situazione veramente drammatica, perché se viene messa in discussione l'indennità d'accompagno si torna indietro di almeno 50 anni.